Ciao, benvenuto ad un nuovo video. Le creature mitiche sono un argomento piuttosto interessante, quindi la domanda che persone ogni tanto si fanno è se alcune di loro siano esistite o meno. Oggi te ne mostrerò 10. Inoltre, fammi sapere nei commenti se pensi che le creature mistiche esistano veramente. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 10. Il Cynocephalus, chiamato anche sciacallo, è una creatura mitica descritta come un umano con la testa di un cane. Il nome significa letteralmente testa di cane. Questa creatura, a quanto pare, sia erbivora sia carnivora. Le storie sono esistite in diverse culture, tra cui l'antico Egitto, India, Grecia, Cina e Europa. A differenza delle altre creature mistiche, il Cynocephalus, a quanto pare, viene descritto sempre allo stesso modo. Alcune storie dicono che c'è un'intera razza di cinocefali nascosti da qualche parte, però non sono state mai trovate delle prove. Un'altra leggenda che circola è di un uomo chiamato San Cristoforo di Licia, che aiuta i viaggiatori ad attraversare alcuni fiumi pericolosi e che a quanto pare proviene dalla terra dei giganti con la testa di cane. Numero 9. Il diavolo di Jersey è una creatura mistica che, secondo il folklore, si trova vicino a New Jersey e Filadelfia. Secondo la leggenda, assomiglia molto ad un canguro che cammina sulle due gambe, una testa di cavallo o di capra e delle ali che assomigliano ad un pipistrello, corna, oltre ad una coda. Ci sono diverse storie riguardo questa creatura. Una delle leggende dice che nel XIX secolo c'era una donna chiamata Jane che viveva a Pine Barrens, in New Jersey. Aveva 12 bambini e quando ha scoperto di essere incinta per la 13ª volta, ha deciso di maledire il suo bambino, dicendo che sarebbe stato il diavolo. Però ha dato vita ad un bambino normale, anche se successivamente è diventato una bestia. Nel 1909 diversi giornali hanno pubblicato storie di persone che hanno incontrato il diavolo di New Jersey. Un testimone dice anche di essere stato attaccato da una creatura sconosciuta. Numero 8. Secondo l'antica mitologia, il Roc è il più grande uccello che sia mai esistito sulla Terra. Era talmente grande che riusciva a coprire con la sua ombra diversi metri di distanza e creava anche dei tornadi con il battito delle sue ali. Secondo la leggenda, assomiglia ad un falco, ma molto più grande e forte. A quanto pare il Roc era un guardiano di alcuni tesori segreti. Le sue ali erano grandi circa 15 metri e riusciva anche ad alzare dei piccoli elefanti ogni tanto. Qualche volta prendeva anche degli umani da mangiare ai suoi piccoli. Il Roc compare in diverse fiabe arabiche, ma anche il più grande viaggiatore musulmano medievale, Ibn Battuta, ammette di averne incontrato mentre si trovava sui mari cinesi durante uno dei suoi viaggi. Nella collezione di storie arabe Mille e una notte c'è anche l'incontro tra Abd al-Rahman e Sinbad con il Roc. Numero 7. I vampiri sono probabilmente tra i più classici tra le creature mistiche e sono diventati ancora più famosi dopo la storia di Bram Stoker chiamata Dracula. Ma anche prima di ciò, i vampiri spaventavano le persone in tutto il mondo da un bel po' di anni. In alcuni posti dell'Europa i vampiri hanno anche dei nomi diversi. In Albania vengono chiamati striga. In Grecia i vampiri sono conosciuti come Vrikolakas e cacciano durante la notte perché la luce del sole le indebolisce. La parte più particolare è che mangiano il sangue delle loro vittime utilizzando i loro denti affilati. Durante la peste, tante persone che sono cadute malate e non sono riuscite a sopravvivere pensavano di essere state vittime dei vampiri, visto che la malattia causava anche sanguinamento. Nonostante i vampiri siano vissuti centinaia di anni fa, saresti sorpreso nello scoprire che dei vampiri reali esistono ancora tra di noi, ma non come quelli raccontati nelle storie. Infatti, c'è una comunità che si identifica come vampiri. Numero 6. Il Bunyip è una creatura della mitologia australiana. A quanto pare si trovava nelle paludi secche e in altre zone umide, ed era descritta come una creatura con una faccia di un cane,
una testa di un coccodrillo, una coda come un cavallo e il becco come una papera. Il nome proviene dal linguaggio Wemba Wemba, che significa spirito cattivo. Le storie riguardo il Wombeep vengono spesso raccontate ai bambini per fare in modo che siano lontani da queste zone palludose, dove si dice che viva questa creatura. A quanto pare possiede anche dei poteri soprannaturali, tra cui il controllare il livello dell'acqua, paralizzare le vittime e influenzarle per farle diventare i loro schiavi. Tra il 1840 e il 1850 diversi avvistamenti sono stati effettuati vicino a Victoria, nel Galles del Sud e nell'Australia del Sud. Però i ricercatori pensano che il Bunyip deve essere stata una creatura piuttosto grande che si trovava in Australia. Numero 5. I centauri sono delle creature della mitologia greca e vengono spesso descritte come un metà umano e metà cavallo. La loro testa e torso è umana, mentre il resto è quello di un cavallo. Secondo la mitologia, i centauri sono nati dall'unione tra Centaurus e Hera. I centauri abitavano le zone delle foreste di Tessali e molto spesso vengono descritti nella scultura greca e in altri lavori. Anche se non è stato mai provato che questi centauri esistessero, i greci ci credono molto, ma alcuni pensano che in verità erano solamente dei cavalli selvatici. Probabilmente conosci già la storia di Hercules, il figlio di Zeus. Nella mitologia greca, a quanto pare, ha ucciso un centauro. Pensi che i centauri esistano? Fammelo sapere nei commenti. Numero 4. Il chupacabra è molto simile ai vampiri, visto che anche loro bevono il sangue dalle loro vittime. Il nome proviene da due parole spagnole, chupar e cabra, che significa succhiatore di capre. Ci sono anche diverse storie riguardo il chupacabra, ma tante persone probabilmente avranno visto solamente dei piccoli orsi o dei cani. Il chupacabra è stato avvistato per la prima volta nel Puerto Rico nel 95, quando alcuni animali di fattoria, tra cui capre e pecore, sono scomparsi all'improvviso. Alcune persone pensano che il chupacabra possa rimanere in piedi sulle due zampe e assomiglia molto ad un canguro con degli occhi rossi, mentre altri pensano che sia un alieno. Dopo gli avvistamenti in Puerto Rico, il chupacabra è stato osservato anche in altre parti del mondo, tra cui Cile, Bahrain, Russia e le Filippine. Numero 3. I goblin sono delle creature mistiche descritte come l'opposto delle fate. A differenza delle fate, che sono bellissime e innocue, i goblin possono essere piuttosto fastidiosi. Vengono conosciuti come dei combinaguai, ma non in tutte le culture. Nella letteratura inglese, dove vengono chiamati anche hobgoblin, vengono descritti come delle creature pacifiche. Tra l'Inghilterra e la Scozia, dove sono conosciuti anche i red cap goblin, prendono il nome dal fatto che dipingono i loro cappelli rossi col sangue umano. Nella leggenda giapponese, dove vengono chiamati Tengu, i goblin prendono le sembianze di un uomo anziano e un uccello e sono delle creature maligne. Ma in Corea, i goblin, chiamati Dokkaibi, vengono conosciuti come gli dei della natura. Quando viene chiesta la domanda se i goblin siano esistiti veramente, la risposta è che probabilmente erano dei nani durante l'epoca medievale. Numero 2. I Banshee è un'altra creatura mistica che a quanto pare appariva in diverse forme. Nella leggenda irlandese, i Banshee sono considerati creature che urlano come avvertimento quando muore qualcuno. In alcuni casi, un Banshee può comparire come una donna con una faccia pallida. Altre volte è una donna anziana vestita di nero con degli occhi rossi. Gli storici hanno scoperto che le prime storie riguardo i Banshee sono state trovate nell'VIII secolo, dove c'era una tradizione dove le donne cantavano delle canzoni mortuarie a coloro che erano morti e accettavano come pagamento alcol che le rendeva maledette. Leggende dicono anche che in ogni famiglia c'era una Banshee che avvisava i membri quando qualcuno stava per morire. Numero 1. I Wendigo sono descritti dagli indiani degli Stati Uniti e del Canada come dei giganti molto più grandi degli umani. I Wendigo sono conosciuti perché mangiavano la carne delle loro vittime e sono probabilmente una delle più famose creature mistiche, visto che sono comparsi spesso in diversi film. Sono degli spiriti maligni che spesso vengono associati al freddo, l'inverno e alla fame. Alcune persone pensano che esistano veramente e che spesso si nascondino nelle foreste. Inoltre, ci sono anche diversi video su internet
riguardo l'urlo di uno di questi Wendigo. Secondo la leggenda, uno può capire che c'è un Wendigo nell'aria quando si sente una brutta puzza e all'improvviso senti freddo. Cosa ne pensi? Credi che alcune di queste creature esistano veramente? Fammelo sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premile uno sullo schermo o guarda il mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.